quotidiana. Speranze spente per Adriano Scandellari. Il corpo dell'ingegnere di Ponte San Nicolò recuperato al nono piano della centrale. Il cordoglio della politica e del vescovo di Padova. Preoccupazione a 90 Padovana, dove vive Stefano Bellabona, ferito a Bargi. Il fratello è grave ma stabile. Stazionario anche veneziano Busetto. A Mestre in marcia dei sindacati fino alla sede di Confindustria. Basta morti. Ragazza violentata a dicembre a Monteberi, con 25 anni, è stato arrestato nel centro di permanenza per i rimpatri di Roma a incastrarlo il DNA. Il rafforzamento degli scambi del Veneto e dell'Italia con la Cina al centro di un incontro tra il vice premier Tajani e il ministro del commercio cinese H. Foscari. Baby Gang, dura presa di posizione del campione di tennis Panatta. Altro che servizio civile per i bulli, dice, servono le punizioni corporali. Salverà Vicenza dalle acque del Bacchiglione, inaugurato il bacino di laminazione di Viale Diaz per il sindaco Possamai, giornata importante, ora acceleriamo i tempi per il bacino del Retrone. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, che si apre purtroppo con la tragedia di Suviana, perché si sono spente tutte le speranze di ritrovare ancora in vita Adriano Scandellari, l'ingegnere 58enne di Ponte San Nicolò. Il suo corpo è stato recuperato al nono piano sotterraneo della centrale idroelettrica di Bargi, un ritrovamento che getta nello sconforto l'intera comunità padovana. È molto dura sopportare una cosa del genere. Inaspettata. Veramente triste, sì, triste, tristissimo per la famiglia, per la comunità, per tutti. Soprattutto la famiglia, quella che ne risente di più. Una grande sofferenza e qualcosa di mi viene a dire, disumano, perché morire in questa maniera, purtroppo schiacciato dalle macerie, qualcosa di difficile da comprendere e capire. Il sottile filo cui era appesa la speranza dei familiari e dei soccorritori non ha retto. La prima drammatica notizia arriva tra le 12 e le 13. I carabinieri annunciano che i sommozzatori hanno individuato i corpi di due dei quattro dispersi. E lì, vicino ai soccorritori, ci sono la moglie, i due fratelli, il sindaco Martino Schiavone e il parroco di Ponte San Nicolò, don Daniele Cognolato. Poi alle 14 la prefettura di Bologna conferma che una delle due vittime, recuperate tra mille sforzi, è Adriano Scandellari, l'ingegnere 58enne che viveva a Ponte San Nicolò con la moglie e le due figlie. Una notizia terribile che lascia senza fiato tutti i suoi concittadini, un pugno nello stomaco per la comunità. Pochissima voglia di parlare, si entra in chiesa alla spicciolata per una preghiera. Tra loro, amici di Adriano, che si abbracciano ma distrutti dal dolore, non se la sentono di parlare ai nostri microfoni. Persone che vanno al lavoro al mattino e non tornano alla sera, non penso sia simpatico per nessuno. Moglie, figli, comunità, ho sentito che era molto attivo anche in comunità. Adesso c'è solo da avere, da pregare per questa povera persona. Sono notizie che dispiacciono sempre, personalmente non lo conoscevo. Però insomma, persone vicino a me so che lo conoscevano bene e sì, insomma, sono cose che non dovrebbero succedere, mi dispiace. Brutta sensazione, cosa possiamo dire? Ci dispiace tanto. La famiglia adesso si pensa a loro. Eh sì, certo. Certo, perché era una persona anche conosciutissima. In queste condizioni i concittadini dispiace sempre e nel lavoro queste cose non dovrebbero accadere, purtroppo questa condizione, però sì, è una cosa incontrollabile da parte dei lavoratori e speriamo che possano fare qualcosa per proteggerli sempre di più. Sono molto, ma molto scioccato, perché sì, sono stati momenti difficili. Un lavoratore energico e competente, una persona impegnata nel sociale, nella parrocchia. Lavorava all'Enel da 1993, Adriano Scandellari. Il suo ufficio era a Mestre, ma spesso era in trasferta anche all'estero per le sue qualità professionali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla fine del 2023 gli aveva consegnato il titolo di Maestro del Lavoro. Dalla politica, vescovo di Padova, unanime il cordoglio per la morte di Scandellari, e i sindacati in piazza aprono la manifestazione nel ricordo dell'ingegnere padovano.
È una notizia tristissima che apprendiamo con immenso dolore, con lo stesso sentimento di sgomento che viviamo per tutti gli altri lavoratori deceduti e gli altri dispersi in questa immane tragedia. Il presidente del Veneto, Luca Zai, affida ad una nota ufficiale le sue parole commosse dopo la conferma che la quarta vittima identificata della strage della centrale elettrica di Suviana è il padovano Adriano Scandellari, responsabile Enel Green Power. Scandellari, con il suo sacrificio, ha onorato fino in fondo la stella al merito del lavoro che ha ricevuto l'anno scorso dal presidente della Repubblica Mattarella. Il Veneto non lo dimenticherà, ha detto Zaia. I sindacati padovani in piazza per lo sciopero hanno esteso da 4-8 ore l'astensione dal lavoro per il comparto elettrico. La manifestazione sotto la prefettura di Padova è iniziata nel ricordo di Adriano Scandellari. Ahimè, non c'è da meravigliarsi perché il contatore corre velocissimamente. 100 morti in un anno e 1000 morti in Veneto e 1000 morti a livello nazionale non accadono per caso, perché siamo in presenza di un lavoro che è sempre più sfruttato, che è sempre più frammentato, siamo in condizioni di sempre maggiore precarietà, siamo in condizioni purtroppo di una filiera dove si va alla ricerca del subappalto, del subappalto. Adesso chiaramente dovranno essere accertate le condizioni che hanno portato, tra virgolette, a questo incidente. La CGIL chiede che venga istituita la patente a punti per le aziende che non rispettano contratti, regole in materia di sicurezza e contrattazione sindacale. La UIL invece chiede che venga istituito il reato di omicidio sul lavoro. Molti casi, troppi casi, si tratta di omicidio sul lavoro. Quando si tolgono i dispositivi di sicurezza da una macchina, da un orditoio, per produrre di più e l'operaio, l'operaia muore stritolata, non è un incidente, è un'altra fattispecie che io chiamo con il nome proprio di omicidio. Anche il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, ha espresso profondo cordoglio per la morte di Adriano Scandellari e ha rivolto un pensiero di vicinanza alla moglie e alle figlie dell'ingegnere di Ponte San Nicolò, che era impegnato anche nel consiglio pastorale del suo comune, e vicinanza anche al fratello Don Leonardo, parroco della diocesi padovana. È tempo di attuare una riflessione forte perché il lavoro è uno dei luoghi in cui si esprime la dignità della vita umana, ha concluso il vescovo, che invia una preghiera a tutte le famiglie delle altre vittime, dei dispersi e dei feriti. Preoccupazione anche a Noventa Padovana per le condizioni di Stefano Bellabona, rimasto ferito nella tragedia di Suviana, ricoverato in terapia intensiva a Parma con gravi ustioni. Chiara, moglie di Stefano Bellabona, ingegnere padovano rimasto ferito nell'esplosione della centrale elettrica sommersa di Bargi sotto il lago di Suviana nel bolognese, è molto provata, è in partenza per Parma dove ha ricoverato il marito. Le condizioni del 54enne professionista sono gravi ma stabili, come conferma il fratello Fabio, con cui condivide la gestione della ditta Impel System di Noventa Padovana. La situazione è seria, non è tragica da quello che ci dicono i medici, ma è seria. Allo stato attuale è ricoverato a Parma, è in terapia intensiva, ha ustioni sul 45% del corpo, però le condizioni, diciamo, generali che ci dicono in termini di lesioni interne, di cuore, pressione, eccetera, sono stazionarie. E quello che aspettiamo è che si mantengano stazionarie per quanto possibile per le prossime 72 ore. La preoccupazione è tanta per Stefano, coinvolto mentre si trovava in profondità, come l'altro ingegnere padovano, Adriano Scandellari, che invece in mattinata purtroppo è stato ritrovato morto. Mi permetto di esprimere che come purtroppo siamo addolorati per quello che è successo a Stefano, lo siamo altrettanto per quelli che non ci sono più e per le persone che stanno soffrendo, perché hanno subito situazioni analoghe a quelle di Stefano, e per quelli che ancora non sono stati trovati. E voglio esprimere la mia massima vicinanza in questo momento alle famiglie di tutte queste persone, perché purtroppo non ci è dato di metterci in contatto con loro, quasi tutti li conoscevamo anche personalmente, quindi purtroppo è doppiamente dolorosa la cosa. C'è un altro padovano purtroppo coinvolto che è disperso, e voi lo conoscevate per caso? Sì, l'abbiamo incontrato più volte. Stefano lo conosceva, lavoravano spalle a spalla, e Stefano lavorava lì da fine settembre. Nel momento dell'esplosione nella centrale idroelettrica era al lavoro un team di grandi professionisti, e in queste ore di attesa per le sorti di feriti dispersi non manca la volontà di sapere cosa sia accaduto. Era una squadra bellissima, lavorava molto bene, tutti grandi professionisti, posso dire. Purtroppo cercheremo di capire nel seguito, qualcuno ce lo dirà, ci spiegherà, ci farà capire,
Cercheremo di capire anche noi nel dettaglio cosa è successo, ovviamente essendo molto competenti in riguardo, quindi possiamo comprenderlo molto bene. Il sindaco di Noventa Padovana, comune dove Stefano Bellabona vive, lavora, esprime vicinanza alla famiglia. Ci conosciamo perché portavamo i figli agli scout, quindi... quindi ci conosciamo abbastanza bene. Sì, gli siamo molto vicini, siamo molto vicini alla famiglia in questo momento, soprattutto alla moglie Chiara. È incredibile che nel 2024 possano succedere ancora degli incidenti del genere sul lavoro, cioè è veramente inaccettabile. È segno evidente che dobbiamo ancora fare molto molto come istituzioni. E rimangono stabili le condizioni di Sandro Busetto, il tecnico veneziano dell'Enel, ricoverato in prognosi riservata dopo l'esplosione a Suviana. Sandro è un tecnico esperto, ha detto alla moglie, se avesse saputo che qualcosa non tornava avrebbe trovato il modo di sistemarla. Ustioni gravi sul 40% del corpo e una piccola emorragia cerebrale da scoppio, anche se a preoccupare maggiormente sarebbero i fumi inalati durante l'incendio. Sandro Busetto, il tecnico veneziano dell'Enel coinvolto nell'esplosione della centrale di Suviana, rimane ricoverato in prognosi riservata al reparto grandi ustioni dell'ospedale di Pisa, dove era stato trasferito martedì sera in condizioni molto serie. Busetto è un tecnico estremamente esperto. La moglie, che ha raggiunto la Toscana assieme ad altri familiari, non sa spiegarsi cosa possa essere accaduto. Se avesse saputo che qualcosa non tornava, avrebbe trovato il modo di sistemarla, ha detto. È una tragedia immane, una tragedia che deve essere chiarita fino in fondo. Si introduce il tema delle morti sul lavoro, però è altrettanto vero che qui sembra che la dinamica sia una dinamica veramente importante, che forse i feriti, se riusciranno, magari riusciranno a darci anche la loro versione dei fatti. Detto questo, si pone un interrogativo su tutto quello che sono le morti sul lavoro. Su cosa è accaduto, ovviamente saranno poi i tecnici nominati dalla procura a evidenziare cosa è accaduto. Io una mia idea me la sono fatta, però ovviamente, cioè, non essendo stato sul posto, non avendo visto nulla, non è che posso dichiarare. C'è già troppa gente che dichiara pur non avendo le competenze. In queste ore il Veneto è scosso dalla notizia del ritrovamento del corpo del tecnico padovano Adriano Scandellari e Venezia attende con apprensione notizie sulle condizioni del suo concittadino. I 35 anni di lavoro con l'Enel avevano portato spesso Busetto lontano dalla città, con la quale ha comunque sempre mantenuto, oltre la residenza, un rapporto strettissimo, come la passione per le immersioni che ne ha fatto un istruttore al Club San Marco. Facciamo tutti il tifo per Sandro Busetto, per lui e per gli altri degenti, ha scritto in un comunicato Zaia. Siamo loro vicini nella battaglia per ritornare presto tra le braccia dei loro cari. Obiettivo zero morti sul lavoro, manifestazione nel pomeriggio di lavoratori e sindacati davanti alla sede di Confindustria per lanciare un forte messaggio. Noi oggi siamo qui per uno sciopero nazionale per dire basta morti, basta infortuni. La provincia di Venezia vede in media sull'anno un infortunio ogni 45 minuti. Una vergogna per noi che è inaccettabile, del tutto intollerabile. Non possiamo essere una provincia da primato sugli infortuni. Per questo noi siamo qui per scioperare, per dire basta ai morti, per dire basta alla catena dei subappalti, quella che ha determinato quello che è avvenuto a Firenze, ma non solo, e su cui chiediamo al tavolo con il governo interventi immediati. Un corteo composto da centinaia di lavoratori ha manifestato oggi a Marghera davanti alla sede di Confindustria insieme a CGIL e UIL per dire basta alle morti sul lavoro. Era stato annunciato dai sindacati nei giorni scorsi, ma dopo il disastro della centrale di Suviana e il 45enne che ha perso la vita al Teatro Momo di Mestre si è resa ancor più necessaria. Le ultime morti, quella di Mestre l'altro giorno ci ha lasciato sgomenti e quella di Bologna ieri l'altro ci fa capire che c'è molto da fare. La cultura della sicurezza va fatta in più ambiti, da crearla nelle manifestazioni, nell'assemblea di fabbrica, con le istituzioni, con gli imprenditori e nelle scuole. Bisogna non creare solo cultura della sicurezza, ma la cultura della vita. E questa noi è la nostra battaglia che non abbandoneremo mai. Ad aprire il corteo i delegati Enel. Bisogna tornare a logiche di investimento, a logiche industriali e superare invece quelli che sono gli atteggiamenti oggi dell'azienda, ma anche del governo, vorrei dire, sulla finanziarizzazione delle aziende, anche comprese quelle di Stato. Quando c'è qualcuno che ti dice fai qualcosa di pericoloso, la persona, che il lavoratore, deve subito fermarsi e non deve farlo più. Io voglio porre un accento su una cosa: tutti questi morti sono come una guerra, ma pensiamo alle famiglie che perdono un lavoratore, un loro caro,
le conseguenze sono enormi per la famiglia e durano per anni. Aveva violentato una ragazza a Monteberico, 25enne arrestato a Roma. Violentata a Monteberico. L'incubo per una ragazza inizia la notte tra il 22 e il 23 dicembre, quando, dopo aver litigato col compagno in un locale, una volta per strada, da sola, tra le scalinate di Monteberico e la Valletta del Silenzio, è stata inseguita e aggredita da uno straniero che l'ha violentata in un luogo appartato. La vittima, però, approfittando di un momento di distrazione del suo aguzzino, è riuscita a fuggire e a lanciare l'allarme alla sua famiglia, che l'ha accompagnata al pronto soccorso. E proprio dall'ospedale San Bortolo è partita la segnalazione alla questura. Gli investigatori, grazie alla ricostruzione minuziosa dei fatti da parte della ragazza, hanno avviato le indagini individuando il presunto aggressore, che è stato portato in questura. Gli elementi indiziari, in particolare il fatto che l'immigrato indossasse un paio di ciabatte estive durante l'inverno, seppure non idonei a consentire l'arresto in flagranza, hanno fatto decollare l'indagine. Decisivo il riscontro sul profilo genetico del sospettato, disposto dal pubblico ministero, che si è rivelato appartenere proprio all'indagato. Il tribunale di Vicenza ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere che, a 4 mesi di distanza dalla violenza, ha permesso al commissariato di polizia San Paolo di Roma di arrestare l'immigrato 25enne proveniente dalla Guinea. Lo straniero, tra l'altro, era già stato indagato per aver aggredito degli operatori sanitari nel piazzale della sede del 118 di Vicenza e per essersi introdotto in un'abitazione privata in centro storico, dove si era poi opposto agli agenti chiamati dai proprietari di casa. Per questo era stato accompagnato al centro per i rimpatri della zona di Roma, dove è stato trovato adesso dagli agenti del commissariato romano, che lo hanno portato in carcere a Regina Coeli. Dura presa di posizione del campione di tennis Adriano Panatta sul tema baby gang alla domanda se lo sport può educare questi giovani. Sentite cosa ci ha risposto. Non vorrei dire una cosa forte, però io la dico. Cioè, sarebbe anche, no, come dire, ripristinare le pene corporali, perché secondo me, sì, adesso ve lo dico, 3-4 nervate nel culo a questi ragazzini non li farebbero male, secondo me, no? Senza esagerare, però 3-4 nervate nel culo, secondo me, dopo che vanno via, no, doloranti per un 15 giorni, forse ci pensano meglio. E questa è la ricetta raddrizza bulli per Adriano Panatta. Perché per lo storico campione di tennis i lavori socialmente utili o lo sport non bastano per cercare di recuperare questi giovani. Dello sport socialmente utile per raddrizzare questi ragazzi? Ma lo sport è già socialmente utile. Obbligarli diventa difficile. È molto meglio obbligarli a spalare del concime, per esempio, che secondo me gli farebbe molto bene anche per le narici, diciamo, apre molto, diciamo, le narici, e lì si obbligarli. Cioè delle cose un po' umilianti per capire che stanno sbagliando. Poi sono ragazzi, cioè ragazzi di 15 anni, adesso io non credo che siano dei delinquenti incalliti, sono dei bulletti un po' così, cioè, però si mettono a posto, se uno vuole li mette a posto. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta a Ca' Foscari, l'incontro tra il vice premier Tajani e il ministro del commercio cinese per rafforzare gli scambi tra Italia e Veneto con la Cina. Parleremo anche di un possibile volo Shanghai-Venezia, che mi pare una buona idea, i due aeroporti stanno parlando, mi auguro si possa incrementare il numero delle presenze turistiche in tutto il Veneto, poi abbiamo di fronte a noi le Olimpiadi e avere un volo diretto da Shanghai in Veneto mi pare una scelta giusta, ragionevole e utile per lo sviluppo del turismo. Un accordo per un volo diretto Venezia-Shanghai. All'Università Ca' Foscari il vice premier Antonio Tajani incontra il ministro del commercio della Repubblica Popolare Cinese Wang Wentao. Vogliamo che la Cina rimanga il nostro principale partner commerciale in Asia, ha detto Tajani. Le esportazioni continuano a crescere e vorremmo che proseguissero anche gli investimenti cinesi in Italia e in Veneto. Di scambio di merci, di conoscenza, di tecnologia e di cultura col Veneto e con l'Italia parla anche Wang Wentao, citando a più riprese Marco Polo, di cui si commemorano i 700 anni dalla morte.
Sullo sfondo però c'è anche una situazione geopolitica difficile in cui non sempre le identità di vedute sono le stesse. Il dialogo è sempre parte importante della nostra politica estera, della politica del G7, non c'è sempre identità di vedute, ma questo non significa che non debba esserci dialogo. E le crisi aperte non sono poche, a partire dalla guerra in Ucraina, per la quale l'Italia si auspica dalla Cina un impegno di mediazione. La Cina può svolgere un ruolo fondamentale, soprattutto per cercare di convincere la Russia a non continuare l'inaccettabile guerra in Ucraina. Mi auguro che la Cina non continui a sostenere anche con forniture militari la Russia. E siamo noi per mantenere lo status quo nell'Indo-Pacifico. A Vicenza è inaugurato il bacino di laminazione di Viale Diaz che salverà la città dalle acque del Bacchiglione. 63 ettari per non andare più sott'acqua, inaugurato il bacino di Viale Diaz, un'opera strategica che insieme alle strutture di Caldogno e Orolo salveranno la città e il territorio da oltre 6 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua. È un altro tassello per mettere in sicurezza Vicenza, la mette in sicurezza sul Bacchiglione, tutti sappiamo perché l'abbiamo visto in quelle notti così difficili alla fine di febbraio che la grande preoccupazione ora rivolta al Retrone dove invece servono ancora opere perché la città lì non è in sicurezza. Attenzione quindi ora rivolta al Retrone, fiume al momento sguarnito ma con un progetto della regione di difesa idraulica già pronto. Gli interventi possibili sono due, da un lato è importantissimo chiedere a RFI, a Diricav, a chi di fatto realizzerà l'alta velocità, di anticipare un progetto che c'è già nel secondo lotto costruttivo ed è un bacino di laminazione sull'Onte che è un affluente del Retrone, lì è possibile, non soltanto è possibile, è già progettato e pensato di fare un bacino di laminazione, però serve anticiparlo, serve metterlo nel primo lotto costruttivo, serve metterlo in campo già da questo autunno perché non c'è un minuto da perdere per mettere in sicurezza la città. E tra nuovi progetti al via anche l'ampliamento del bacino di Montebello Vicentino. A Montebello siamo appena partiti, è previsto di più che raddoppiarlo, arriviamo a 8,8 milioni di metri cubi di acqua invasabili, anche quello non funziona singolarmente ma in serie con altri bacini di laminazione e se non abbiamo intoppi, insomma, nel giro di 2-3 anni dovremmo aver realizzato l'opera. Bacino di laminazione, quello di Viale Diaz, previsto dalla Regione già nel 2011, ad un anno dalla tragica esondazione, 235 comuni alluvionati e oltre 10.000 tra famiglie e imprese sott'acqua e 14 anni dopo una mappatura di sicurezza idrica in tutto il territorio. E io da commissario nominato già nel 2010 ho dato vita a questo piano Marshall da 2 miliardi e 7 e gli interventi all'interno di questo piano prevedevano anche 23 bacini che è esattamente quelli che abbiamo sostanzialmente tutti realizzati o sono in cantiere alcuni e questo ci dimostra che le casse di laminazione, i bacini di laminazione sono assolutamente utili per salvare la vita dei cittadini e per evitare danni. Per questa sera è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Gli aggiornamenti confermano che il secondo weekend di aprile avrà un sapore da inizio estate. Vediamo intanto il dettaglio di venerdì 12 aprile. Sul Veneto tempo decisamente asciutto e soleggiato, il cielo si presenterà limpido e sgombro da nubi come ci mostra la grafica. Temperature oltre le medie del periodo, minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese tra 22 e 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo in prevalenza sereno o al massimo velato. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime sui 22-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà decisamente molto soleggiato con poche nubi in cielo. Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime fino a 26-27 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooper.
Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.